Allora, ammettiamo che il buco nel terreno sia un ponte tra due dimensioni. La nostra e un'altra non meglio specificata. A questo punto non capisco come abbiano potuto costruire un'installazione così imponente e seppellirla nel terreno senza che nessuno si accorgesse di nulla. In effetti non è stata costruita, Jackie. Almeno non nel senso tradizionale del termine. E cioè? Credo che l'installazione sia stata in qualche modo innestata nel terreno, più o meno intorno alla metà degli anni 70. Perché proprio 40 anni fa? Dobbiamo ragionare quadrimensionalmente e considerare la relatività dello spazio-tempo. Vale a dire? Nella dimensione spazio-temporale di chi ha creato l'installazione, l'innesto magari è avvenuto pochi minuti fa, che però nella nostra dimensione corrispondono a 40 anni fa. Ecco tutto. Già, ecco tutto. E perché è stata innestata proprio in quest'area? Forse per la sua particolare natura geologica, oppure perché è un parco divertimenti. È quindi un ottimo contesto per camuffare da montagna russa un'installazione di questo tipo. Molto divertente, Felice. Senti, Jekyll, le mie sono soltanto congetture. Le risposte arriveranno soltanto attraversando il buco nel terreno. L'abbiamo sempre saputo, in fondo, no? Bene. Allora diamoci da fare. Allora, vedi, la rampa di lancio dell'installazione termina la sua corsa proprio all'interno del buco, quindi il modo migliore per entrarci è lanciarsi dall'alto a tutta velocità e cascarci dentro in picchiata verticale. La forza di attrazione farà il resto, ma con cosa dovremmo lanciarci? Ancora non vedo mezzi di trasporto. Non è così, Jackie. Adesso come minimo mi direi che hai scoperto un hangar segreto in cui è nascosta una navicella spaziale. Queste cose accadono soltanto nei film, Jackie. E quindi? E quindi il mezzo di trasporto ce lo dobbiamo costruire noi, Jackie. E cioè? Nella torre di controllo ho trovato dei disegni. Fammi indovinare, i disegni sono le istruzioni per costruire il mezzo di trasporto. Sì, per l'esattezza una sorta di treno a 18 posti. Abbiamo bisogno di voi. Andate qui e aiutateci a costruire il treno di questa incredibile installazione. Beh, a questo punto non rimane che reclutare una squadra di 16 coraggiosi, gente dotata di capacità fisiche eccezionali, che per primi attraverseranno il buco e viaggeranno verso l'ignota dimensione. Elitzer, prima hai detto che il treno ospita 18 persone e non 16. Ma certo, Jackie, 16 persone, più noi due. Non vorrei certo stare qui a guardare, no? Eh già, per aspera ad astra, è proprio vero, che attraverso le difficoltà si raggiungono le stelle. Andiamo, Jackie. Ci aspetta un'incredibile avventura.